Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio decorare insieme a voi questa palla di Natale fatta di plexiglass trasparente. È una palla di quelle che all'interno hanno il disco da decorare. Utilizzerò questa carta di riso di Decomania. Ve la faccio vedere adesso nello specifico. Penso che utilizzerò, perché come dimensione mi piace, utilizzerò questo particolare e magari questo quest'altro particolare. Allora, come prima cosa devo fare un'operazione, cioè per incollare la carta di riso sul supporto centrale preferisco prima, perché potrei incollarlo così, però con il trasparente sotto rimarrebbe un po', diciamo, un po' scura la carta di riso. Quindi cosa vado a fare? Vado a cosa importante, con dell'acrilico bianco a colorare il mio anello, in modo che l'effetto della carta poi incollata rimanga più chiara. Quindi andiamo ad incollare bene. Scusatemi, andiamo a pitturare bene con il bianco il mio supporto. Ora che ho sporcato con il bianco entrambi i lati del mio supporto centrale della pallina, cosa vado a fare? Vado a strappare i particolari che voglio incollare sulla mia pallina. Ricordatevi sempre di strappare la carta di riso e di non tagliarla con la forbice, perché se la strappate, nel momento in cui l'andrete ad incollare sul supporto, non si vedrà dove ci sono i bordi, dove l'avete incollato. Se invece lasciate questa cosa qua molto dritta, così liscia, oppure tagliata con la forbice, nel momento in cui andate ad incollarla vedrete che si vedrà nettamente il punto dove finisce la carta, e non è bello. Quindi ricordatevi sempre di fare questa operazione prima di incollare la carta di riso. Quindi andiamo a togliere bene anche qui, che praticamente non sarebbe quasi necessario, perché siamo col disegno sul bordo. Noi invece andiamo a togliere la carta in modo che sia tutta strappata, in questo modo qua. Quindi lo facciamo sia per questo particolare che per l'altro particolare che voglio incollare. Ora che ho tagliato tutti e due i particolari, vado ad incollarli sul mio supporto. Quindi con della colla per decoupage vado con un pennello morbido ad incollare la mia carta sul supporto. Metto un po' di carta di colla sotto e adesso vado ad incollare al centro la mia carta di riso. Ricordatevi, quando incollate, di partire sempre dal centro verso l'esterno, questo per togliere le eventuali bolle che si possono formare. Controllate di incollare il vostro particolare in maniera dritta, così che quando girerete la vostra pallina sia incollato nella maniera perfetta. E andiamo ad attaccare anche così il secondo particolare. Una volta incollato da ambo le parti la mia carta di riso, vado ad asciugare bene con il foam. Adesso che ho asciugato bene i particolari che ho incollato dai due lati, voglio andare a decorare il disegno, perché vedete che è vero che ho messo sotto il bianco, è vero che si vede bene, però voglio andare ad esaltare un pochino il disegno. Cosa ho fatto? Allora, sono andata ad inserire all'interno di uno di questi tubetti con l'apertura piccolissima dell'acrilico verde, e con questo intanto vado a riprendere il mio verde, così non sembrerà più piatto
Ho messo un verde un pochino più chiaro proprio per dare anche un pochino di luce in questo modo qui. Vado a riprendere semplicemente tutto il mio verde in questo modo qua. È un lavoro semplicissimo, non deve essere preciso, però serve proprio per così, vedete, così gli dà un pochino di spessore. In questo modo qui. Chiaramente immaginate una cosa, un lavoro del genere lo potete fare con tutti i colori che volete, quindi potete utilizzare gli acrilici anche in questo modo. Così. Subito il disegno rimane molto più bello, più tridimensionale. Andiamo anche a riprendere gli alberelli. Così. Vedete, questo è l'effetto, guardate come già è cambiato tutto il discorso, perché sembra tutto più tridimensionale. Poi lo farò anche sul retro, ma adesso perché dovrò prima asciugare, quindi dovrò fare un lato per volta. Ora, queste sono delle colle glitterate, quindi con questa rossa e con questa bianca vado ancora a modificare i particolari, quindi con il rosso vado a fare tutti i miei bottoncini rossi, li vado a riprendere così, così saranno tutti tridimensionali. Adesso devo dire che per me, per farvi vedere da vicino, rimane un pochino più complicato fare dei cerchi perfetti, ma non importa, voglio farvi vedere proprio l'effetto e di come è semplice questo lavoro qua, ma soprattutto come cambia il risultato finale. Quindi andiamo a riprendere tutti i nostri frutti così. Ok, ancora qui. Ok, allora guardate un po'. Non so cosa ne pensate, ma secondo me è tutto un'altra cosa. Con questo non riesco mai ad aprirli. Con la colla con il glitter bianco dà solo luce, quindi vado a creare solo dei puntini qui sul mio cielo, niente di più, in questo modo qui. Poi una volta asciutti saranno solo dei puntoluce. E adesso per ultimo invece con il contour bianco, ma come avete visto potete tranquillamente fare la stessa cosa che ho fatto per il verde, la potete fare anche con dell'acrilico bianco. Io adesso per comodità uso questo perché ce l'ho ed è già nel tubetto, quindi semplice da utilizzare. Cosa vado a fare? Vado a riprendere intanto i particolari bianchi che ci sono qui sul disegno, così rimettiamo ancora un po' più in luce il musetto, gli occhi, e poi voglio fare la neve qui sugli alberi, sicuramente, in questo modo qui. Ok, perfetto. E poi vado ancora a mettere un pochino di bianco qua sui miei tronchettini, che fa sempre un po' l'effetto della neve. Ora, io sto facendo tutto molto velocemente, quindi avrei dovuto far asciugare per venire un po' meglio, però così vi faccio vedere l'effetto. Ok, quindi guardate subito la differenza. Ora vado ad asciugare e vado a fare la stessa cosa sul retro della mia pallina. Ora ho, diciamo, più o meno asciugato questo lato. Guardate com'è rimasto bello tridimensionale. Adesso, facendo molta attenzione, quindi cercando di comunque non andare a toccare, tenendo così, ecco,
il mio supporto, vado a fare lo stesso dall'altro lato. Quindi utilizzo il verde per dare un po' di profondità a queste foglie, così. Faccio su tutte le foglie. In questo modo qui. A questo punto, se volete, potete anche aggiungere dei ramettini. In questo modo. Faccio vedere, potreste anche vedere dipingere un po', quindi aggiungete una foglia per esempio. A quel punto potete veramente fare quello che volete, qualche ricciolotto, così. Guardate, è comodissimo utilizzare questo strumento per, immaginate anche altre situazioni. Adesso io ve l'ho fatto vedere in questo frangente, ma lo potete utilizzare anche in altro, se non vi cade. Eccoci, ho fatto un disastro. Togliamo subito perché non posso neanche girare. Ok, perfetto. Poi con il rosso vado a riprendere la mia stella. Quindi mettiamo un pochino di rosso qui sulla parte laterale, se riesco a farlo uscire. Ora sono un po' in difficoltà perché non ho fatto asciugare bene la parte dietro, quindi non posso assolutamente appoggiarmi. Però se voi fate asciugare prima bene la parte sottostante, questo lavoro qua poi vi viene semplicissimo. Ecco, vedete, adesso vado semplicemente proprio solo a riprendere i laterali così. Della mia stella di Natale. In questo modo facciamo solo il laterale delle foglie. Ecco, vedete che già ha cambiato aspetto. Quindi, per dirvi, non dovete fare veramente niente di così trascendentale. E ora con il mio contorno, che è qui, se riesco ad aprirlo, non posso neanche appoggiare, boh, aiuto, l'ho chiuso, eccoci, non potevo neanche più aprirlo perché vado proprio a riprendere dei particolari bianchi che ci sono qui, e io sinceramente metterei anche un po' di bianco qua, come se fosse anche qui della neve, giusto per, in questo modo qui, per dare un po' di movimento. Ok, va benissimo così, senza esagerare, a posto. A questo punto vado ad asciugare anche questo lato. Ho più o meno asciugato il tutto. Se mi cade, ve lo dico già, succede un disastro perché non è ancora tutto perfettamente asciutto, quindi aiuto, speriamo bene. Allora, adesso vado a usare la Ivy Body Paste di Stamperia, che è una pasta bianca che uso anche per fare gli stencil, molto corposa. Voi potete utilizzare quello che avete. E cosa vado a fare? Difficile, solo con una mano, perché chiaramente non posso lasciare questo. Allora, semplicemente ve lo faccio vedere in un particolare, poi lo andrò a fare da tutti e due lati e farò asciugare ben bene prima di evitare qualche disastro. Vado a passare così sul bordo un pochino di pasta, in modo così, vedete, solo proprio da dare l'impressione che sia così un po' di neve, in questo modo qui, guardate. Fate solo attenzione a non andare troppo sul bordo, perché poi la pallina la dobbiamo andare ad incastrare tra le due sfere, cioè dovremo andare ad incastrare questo supporto tra le due sfere, quindi non esagerate con la pasta, altrimenti poi rischiate di non riuscire
ad inserirla. Quindi facciamo un lavoro così molto leggero su tutti i bordi, così in modo da riempire il nostro supporto dove non c'è la carta di riso. E vado a fare questo lavoro da tutte le parti su tutti e due i lati. Allora, prima di procedere dall'altro lato, vedete che ho passato, ho messo la pasta così tutto sul bordo. Voglio fare un'altra cosa, vi voglio far vedere cosa, cioè io vado, prima ancora di asciugare il tutto, vado a prendere dei glitter di questi bianchi per dare ancora un po' di luce e vado così a piazzarli sul mio contorno, così si appiccicano alla pasta prima che si asciughi. Questo darà un po' di luce, ulteriore luce direi, perché già abbiamo proprio cambiato l'aspetto andando a colorare con i glitter e con gli acrilici il nostro disegno. Ok, quindi ho messo i miei glitter e adesso, prima di fare lo stesso sulla parte posteriore, vado ad asciugare perfettamente. Boh, abbiamo asciugato, ho asciugato più o meno tutto. Diciamo che non sarebbe male lasciarla asciugare un po' di più, però io devo continuare a fare il video, quindi facciamo che va bene così. Adesso speriamo di riuscire a non fare danno. Cosa vado a fare? Vado ad applicare il supporto all'interno della mia pallina. Quindi facciamo in questo modo, l'appoggio da questo lato perché è il lato giusto, ok? Vediamo un po' così. E ora andiamo a chiudere dall'altra parte in questo modo qui. Ok, quindi vado a chiudere bene la mia pallina. Volendo, per essere ancora più sicuri, si può mettere un filo di colla sul bordo, però in realtà sono ad incastro, quindi volendo si può anche evitare. Adesso che ho inserito il supporto all'interno della pallina, vedete, è già carina così. Devo fare ancora un'operazione, e cioè vado a riprendere la mia pasta. Finalmente ho le mani libere, quindi posso lavorare un pochino con più comodità e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto all'interno del supporto, ma qui sul bordo della pallina, proprio semplicemente guardate un po' così, sul bordo. Vado a creare ancora anche qui questo effetto un po' così di neve appoggiata. Quindi lo vado a fare tutto intorno alla mia pallina, chiaramente da tutte e due le parti. Così. Proprio solo per dare ancora questo effetto ancora più tridimensionale, perché sembrerà poi la figura che fuoriesce tipo vedete l'effetto che voglio dire. Adesso forse non si vede molto, però sembra proprio scavato, sembra ancora più scavato con il bordino sporcato in questo modo, ed è molto più bello. Quindi andiamo a fare tutta la nostra pallina e adesso ve lo faccio vedere solo da un lato, perché poi io la finirò e l'andrò ad asciugare. Lo mettiamo anche qui sul bordo in questo modo qui, perlomeno adesso si riesce a lavorare un po' più facilmente, non benissimo, ma meglio di prima, che avevo il terrore che mi cadesse la pallina. Se caduta sarebbe stato un disastro, perché si
sarebbe distrutto tutto e dovevo rifare il video. Insomma, mi sarebbe un pochino dispiaciuto. Anche se chiaramente sono imprevisti che possono capitare quando si cercano di fare le cose un po' più in fretta, perché se voi vi prendete il tempo giusto e lasciate asciugare da una mano all'altra le cose in maniera corretta, è tutta un'altra cosa, insomma, tutto più tranquillo. Prima di procedere col resto, vi faccio di nuovo vedere, anche in questo caso qui, vado a prendere i miei glitter e vado di nuovo così a sporcare tutto il contorno, così i glitter rimangono attaccati e quando si asciuga rimane molto più bello. Adesso ve l'ho fatto vedere subito, così io dopo finisco di fare la stessissima cosa dall'altro lato per completare la mia pallina. Direi che così può bastare. Adesso procedo con fare la stessa cosa dall'altro lato della mia pallina. Ecco, questo è il risultato finale. Ho praticamente messo la mia pasta ambo le parti. E ho, non so se si vede nel video, ma ho riempito il tutto con i miei glitter che danno una bellissima luce. Ora dovrò fare asciugare bene 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 il tutto prima di andare ad incollare i fiocchettini per decorare solo la palla in alto, però non posso farlo subito perché devo dare il tempo di asciugare bene, altrimenti appena vado a toccare mi si distrugge tutto. Però diciamo che la palla è finita, rimane solo il fiocchetto, il nastrino da mettere in alto, ma non quello che volevo farvi vedere su come realizzarla, ve l'ho fatto vedere. Quindi spero che anche il video di oggi vi sia piaciuta. Questa è un'idea così per creare una palla, vedete che è importante perché è decorata da tutte e due le parti, però insomma già da sola decora più che un semplice albero che un semplice ramo del vostro albero. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!